Ho sfidato Monte a passare la notte in un capsule hotel da una stella, mentre io mi rilassavo in un capsule hotel da 5 stelle. Ovviamente, ovvio, ormai sono abituato al gioco, io vengo trattato così. Vabbè, torniamo a noi. I capsule hotel sono degli hotel molto famosi in Giappone, piccoli ma abbastanza comodi. Comodi, sì. Oh, il era comodissimo. Sì. Te no, non ti sei divertito? Vedremo. E come si dice, l'importante non è l'arrivo ma il tragitto. Vabbè, Shakespeare, premi play, ma... Sto alla stazione diretto al capsule hotel. Adesso devo farmi un biglietto, mezz'ora di treno e arriverò alla stazione di Shinjuku. Bella notizia, brutta notizia, quale volete sapere prima? Prima la bella, sono arrivato sano e salvo alla stazione di Shinjuku. La brutta notizia è che in realtà non dovevo venire a Shinjuku, era un'altra fermata. Adesso quindi sono impazzito, ho appena chiamato un Uber, 43 euro di Uber. Raga, voi non avete capito quanto costano i taxi in Giappone? No, veramente, non ha senso, assurdo. Conviene molto di più spostarti con la metro o col trenino, perché il taxi è veramente fuori di testa e c'è pure un traffico assurdo. Molto meglio così. Thank you so much. Alzato dove mi trovo, ma dovrebbe essere qua. Cerchiamo. Ci siamo. Ovviamente a me è toccato il capsule hotel a una stella. Siamo a Shinjuku, davanti alla stazione. Quindi iniziamo benissimo. Cosa ancora più divertente, questa è la stradina di dov'è l'hotel. Io vi dico la verità, a me non dispiace andare nei posti che fanno schifo, anzi fa anche ridere tantissimo. Quindi tutta la mia recensione sarà molto positiva. Hai sentito quello che hai detto? Quindi adesso non ti lamentare di nulla. Ma io non mi sto lamentando, però io me le godo queste esperienze. Sono le mie preferite, te lo giuro. E fino adesso sta dicendo, ah, io mi accollo a queste cose perché... Vabbè, il lusso, ma poi me lo dico. Ok, prima forza. Ok, allora ti regalerò una business class. Va bene. Ok, questo video sul regalo business class a l'ha Montesi. L'ha detto. Vabbè. Non mi pare vero, eccolo qua. Arrivato. I have a reservation. Ok, perfetto. 319. Eccolo qui. Mi fanno... Ok. Queste sono le mie ciabatte. Mi fanno lasciare le scarpe... qui. Eccolo, The Global Hotel Tokyo. La presentazione promette bene. Entriamo, va. You need the passport? Devo dire, un servizio. Sta in ascensore, andiamo al terzo piano per vedere la stanza. Poi successivamente andremo anche alla lounge al nono piano e poi nella spa. Arrivato. Ok, perfetto. Thank you. È gigantesco comunque. Facciamo il tour della mia capsule hotel. Televisione. Ma che bello! Persino il caricatore. Poter caricare qui il mio telefono, top. Qui c'è uno specchio. È bellissimo, raga. Entriamo. Qui chiudo. Raga, sta delusso qua. Quasi sta benissimo. Sono arrivato. Sembra tutto molto controllato, quindi non devo tirare attenzione. Comunque, questa è la situazione. Sono entrato da lì. Sono arrivato qui, ci sono tutte le capsule. Qua immagino ci sia altra gente a dormire. Questa è la mia. Ah, vedi? C'è la luce. Ok, bellissimo. Apriamo. Saliamo, facciamo un tour della capsula. Per salire devo fare questo. Non è così semplice. Ah, se devo lasciare le scarpe fuori. Basta pensare che sotto, a destra e a sinistra, c'è gente. Chiudiamo per privacy. Iniziamo col tour. Qua ci sono i due cuscini che non so perché erano all'inizio. Poi vietato fumare ovviamente. Poi c'è addirittura l'allarme. Se vuoi inserisci l'allarme così ti svegli sicuro. E svegli pure tutti quelli intorno. Poi qui c'è un piccolo comodino pieno di polvere, se posso dire. Madonna santa. Vabbè, ma te non eri allergico alla polvere? Sì, anche alle noci e alle pesche, però così diventi più forte. Io sono allergico a una cosa, l'assumo in quantità, certo, industriale. Assolutamente sì. Lo sai, malissimo, non respiri a volte. E come sei stato? Ti ha fatto reazione allergica a polvere? Ti blocca un po' il... No, non respiri male, respiri molto male. Vabbè, perché diciamo che la polvere giapponese è diversa da polvere italiana. E certo, no, anticorpi. Anticorpi. Andiamo. Andiamo al bagno. Top. Qui abbiamo anche il wifi gratis, ma soprattutto il distributore dell'acqua. Io sono una persona che beve tantissimo durante il giorno e soprattutto durante la notte. E infatti devo avere sempre una bottiglia a fianco al mio letto. Adesso riempiamola per affrontare la giornata e torniamo in capsule. Inseriamo anche il pod. Ci sono tantissimi tipi di pod diversi. Io per oggi ho deciso aranciata e vaniglia. Il rap è la prima e unica borraccia che dà sapore all'acqua soltanto tramite l'olfatto retronasale. È facilissima da utilizzare. Metti l'acqua, inserisci il pod, alzi il pod e infine te la gusti. E bevi senza inclinare. E come per magia l'acqua ha il sapore del pod scelto. Giusto, Monte? Ah, vero, in questo momento solo io ho le rap. Me la potevi lasciare, eh? Mi avrebbe fatto comodo, sinceramente. No, però se te stai vivendo un'esperienza di una stella, te stai senza rap, io 5 stelle. Guarda, se vuoi te la presto adesso solo perché sei grazie, stato bravo. Grazie. Sare mi avrebbe fatto non pensare a tutto il resto. Almeno questo. Caricatore, un USB, luce e una coperta. Abbiamo anche un beauty kit di benvenuto. Un asciugamano per le mani. Delle ciabatte, queste molto comode, devo ammettere. Un asciugamano più grande, basta. Ah no, pazzolini a dentifricio. Niente male. Quindi con la scusa, io direi, andiamo a vedere com'è il bagno. Ma prima voglio vedere, visto che ho sgamato una quantità di polvere allucinante qui. Facciamo trovare al
altri, cose sporche. E qui si trova dello zozzo. Diversi capelli, più di uno, è solo in questa parte, pieno, pienissimo. Non c'è da lamentarsi, il fatto che è sporco perché vuol dire che è vissuto. Ora, prima che... prima che uno dei vicini esce mi gonfia di botte, andiamo a vedere il bagno. Comunque posso dire che apprezzo la tua filosofia, perché ok che sei matto, però non ti sei lamentato abbastanza. Cioè, te pensa se questo l'avesse fatto un'altra persona? Però devi abbassare le tue aspettative. Ok. Sì, peggio è... ti eri già preparato. Ok, immagina che in questo video ci fosse stato Valerio. Sarebbe stato divertente. Divertentissimo. Oh, ma guarda che non è male, è un lusso. Ma fammi un bel tour, oddio, ho visto certa roba. Perin, phon, che alcuni hotel nemmeno hanno. Gel per le mani. Sacchette che non voglio toccare. Cotton fioc. Oh, niente male, niente male. Vabbè, il bagno è bello pulito. Un lusso. Le docce. Con le docce vedo un po' di problemi del tipo. Qui dentro è la cosa più disgustosa che abbia mai visto. Il tappetino è giallo. C'è anche un aroma identificato fresco. Premi il pulsante e l'acqua c'è per 15 secondi. Poi si ferma. Bello. Ma almeno ci hai provato a farti la doccia. Però. Dai. Ma sei matto. Ma perché no? No, non lo sai. L'unica cosa che voglio vedere io, che io abbia il bagno privato, è importante. Ah, è vero. Uno schifo. Vabbè, magari... poi, non me la può guardare. Però mi serve il bagno privato. Magari potevi vincere gratuitamente una malattia. Ah, dici che sei gratis. Gratis. Okay. Oh, poi ci sono tutti i prodotti. Puoi chiudere a chiave comunque. Ora sono molto curioso. Oddio, questo sta scaricando. Se ci fosse qualcuno... Ma adesso, visto che ho un po' di fame, saliamo al nono piano alla lounge. E che figata, ci sono anche tutti i manga da leggere qua. Peccato che non sia giapponese. Buon appetito. Andiamo a vedere le aree comuni. Basta. Oh, qua c'è il microonde. Siamo qui. Qui c'è la laundry machine. Ah, è qua dentro. Ah, ok. Ho capito, questa è l'opzione. Ah, regà, ma di che cosa stiamo parlando? Qui ce l'ha una lavanderia all'aperto. Tutta l'acqua, vedi qua il frascio che entra dentro. Mi piace, guarda qua, tutto frascio così entra dentro. Anche qua il lavandino ha strasenso, no? Perché sprechi meno acqua, perché già ce l'hai dall'alto. Cosa abbiamo qua? Ah no, niente. Però siamo sull'attico. Io ho la lavanderia nell'attico, guardate che bomba. Che schifo è qualcosa. Aspetta, ma t'ho portato su un attico. Ma non ti aspetti che ci siano degli animali? Sì, però ma gli pterodattili speravo si fossero estinti anni fa. Comunque in Giappone ci sono degli animali grossi così. Gravi, ho visto un ragno grosso così. La mia mano. Seriamente, non sto scherzando. Mi fa ridere, raga, perché lui si caga sotto in un modo disumano. Oh, ma siamo matti. Sai se ti morde qualcosa? Mi ha raccontato una storia. A Nagoya, stavi fuori dalla casa, mi ha detto, ho visto un alieno volare tipo da 200 metri verso di me. Ho detto, vabbè, ma poi vedete che mi viene addosso. Però mi ha letteralmente imbruttito. Poi c'era l'entrata di casa, ha seguito l'entrata e sono entrato. Cioè, è proprio venuto per farmi entrare, cosa mi avesse spinto dentro. Dopo aver mangiato si va un po' nella spa, come è giusto che sia. Prendiamo il telo. Mi ero ascoltato una cosa divertentissima. Nella spa e nelle terme in Giappone la gente sta nuda. Quindi sì, è stato rilassante, però non potevo registrare niente perché c'era... come posso dire? Tutta gente a wallera di fuori. Mi sono cambiato e messo un pigiama per dormire perché nella capsula è palesemente troppo stretto per cambiarsi. Vabbè, alla fine è solo un buco per dormire. Eccoci qua, dovrebbe essere questa. Ah, vedi, fuori c'è addirittura una macchinetta. Questo passaggio è pericolosissimo. Chiudo qua. Non metterò il mio portafoglio lì. Ancora la mia ditata. Riecco a zanzare. Bene, mi sono levato i pantaloni. Come si spegne la luce? Ah, ecco. No. Ah, c'era una luce in più. Vediamo come va. Ci vediamo. Ok. Oh, vabbè, vedo una partita di baseball. Guarderò le immagini mentre aspetto di addormentarmi. Però giustamente devo spegnere la luce. Guarda che questa è lì, frate. Mi fa fuori campo, frate. Mo fai. Che scherzo. C'è anche l'aria condizionata. E posso anche votare. Lentamente. Comunque è veramente spazioso, si sta bene. Allora, come vedete, non ho più manco la maglietta. È passata mezz'ora neanche. Si muore di caldo. Non è, cioè non posso impostarla io la temperatura. Sento un po' perso. Devo parlare con più. Ma è il massimo, ma amo questa esperienza. Vediamo se senza maglietta è più compatibile. Tutto bene? Per me è stato molto rilassante, avevo anche la televisione, mi sono visto qualche partita di baseball. Sì.
Zero. Però divertente. Lo rifaresti? No. Le mie considerazioni sul capsule hotel, secondo me, sono delle cose geniali. Perché costano pochissimo. A livello di prezzo, la mia capsule hotel, che era assurda, l'ho pagata circa 60 euro. Avevo la piscina, avevo veramente di tutto, tantissimi servizi. Non scusa sta piscina. Piscina privata di capsule. La tua, invece, l'ho pagata per 12 euro. Si vede, e secondo me ci sta se non stai mai là, cioè capito, se hai tante cose da fare, c'è solo un letto. Avevo anche pranzo e cena, tutto gratis. Sì. Infatti sono andato lì a mangiare il riso, si sta divertendo. E voi ragazzi, siete mai stati in un capsule hotel e soprattutto cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.